capito bene, proprio il mondo della favola e quello di Walt Disney sono al centro di una grande festa che domenica prossima si terrà a Soropaca, uno dei principali centri agricoli della Valle Telesina, nella bella provincia di Benevento, ed è la tradizionale festa dell'uva con i carri allegorici. E noi apriamo il nostro spazio con i maestri carraioli, che arrivano in costume e si schierano. Eccoli qui i nostri maestri carraioli che arrivano. Buongiorno e benvenuti. Benvenuto al comune di Soropaca. Introdotto con questo trio strumentale, oboe, fagotto e flauto. E andiamo a scoprire quali sono i nostri ospiti, mentre vediamo sfilare in costume questi bellissimi personaggi che daranno vita a questa giornata incredibile, dove parteciperanno naturalmente moltissime persone, perché molte sono coinvolte nella costruzione di carri, di cose veramente spettacolari, tra poco ve le faremo vedere, e altre invece sono spettatori, turisti che vengono appositamente per gustare questa domenica particolare. Allora, Don Piazza, quando è nata questa manifestazione? Siamo alla 17ª edizione, ma forse ha origini antiche. Certamente, come tutte le tradizioni antiche, hanno origini nella religiosità popolare, e evidentemente però questa tradizione ha un particolare. E oltre le primizie offerte alla Madonna Addolorata, vedeva questa primizia come motivo di aggregazione del popolo, e difatti oggi la novità di questa edizione è proprio nel vedere tutto il popolo convergere su questa esperienza che sta producendo frutti molto validi. Abbiamo un direttore artistico che si chiama Martino Avella. Buongiorno e benvenuto. Domenica i turisti che affolleranno Soropaca, che cosa vedranno? Beh, vedranno una sfilata meravigliosa. Solo l'occhio umano direttamente potrà vedere la qualità dei carri, potrà vedere ciò che avviene. Questi carri grandissimi, di cui ne abbiamo solo dei pezzi noi qui. Certo, e fra poco li faremo vedere. Si parla di 30.000-40.000 persone come minimo. Una manifestazione stupenda. E andiamo a conoscere il presidente della Proloco. Buongiorno a Leonardo Martino. Marino, questa manifestazione non è soltanto fine a se stessa. No, quest'anno, come lei ha già egregiamente detto, è dedicato al mondo delle fiabe, per cui è prevedibile che si divertano i bambini. Però dobbiamo pensare anche ai bambini che non si stanno divertendo in questo momento. I bambini del Brasile, del Ruanda, della ex Jugoslavia, e quindi come Proloco durante la manifestazione invitiamo i nostri ospiti a voler inviare una cartolina al Presidente del Consiglio e a tutte le autorità della regione. Quindi li aspettiamo a Soropaca per divertirsi, ma anche pensare a chi soffre. Sindaco Claudio Malgeri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, da quanti mesi lavorate su questi carri? Iniziano a primavera inoltrata per la stesura dei progetti, che sono molto minuziosi, anche modellini in scala, e lavorano così fino alla giornata della sfilata in maniera anche parossistica negli ultimi giorni, tant'è che mentre noi stiamo parlando, loro stanno lavorando. Bambini, centinaia di persone lavorano alla composizione di questi carri. I carri però si completano l'ultimo giorno, e dopo scopriremo anche perché. Salomone, buongiorno, lei è presidente dell'ente. Quante sono le persone coinvolte che lavorano? Tutta la Soropaca che sta coinvolta in questa manifestazione, perché c'è da addobbare i rioni, c'è da allestire i carri, per cui tutti i cittadini di Soropaca sono impegnati in questi giorni in maniera frenetica per preparare una manifestazione che attira numerosissimi visitatori a Soropaca, che possono essere annoverati sulle 50.000 persone oggi. Certo, abbiamo Giovanni Pedicini, che è uno scultore, e adesso scopriremo insieme perché lavorerà in diretta. Buongiorno e benvenuto. Che cosa tiriamo fuori da questo tronco? Questo facciamo la faccia con un varigigori sopra. Sì. Allora, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, vediamo le sue opere, sono bellissime. Allora, in diretta lo preparerà per noi e noi seguiremo il suo lavoro. Ma adesso andiamo a scoprire con la nostra signora Adele. Allora, Adele, ci racconti un pochino. Ecco, vediamo questo bellissimo quadro dedicato a Ariel, la sirenetta. Sirenetta che per l'occasione fa un brindisi a lei, a tutto lo staff di Uno Mattina e alla salute italiani che certo, ci stanno vedendo. Ci faccia vedere come si costruisce un quadro. Vuole come questo? Provare? Sì, no, aspetti, mi metto da questa parte. E mettiamo prima la colla, sì. Ecco, abbondante, poi si sceglie il tipo, ecco, di questa grandezza. Uh-huh. E poi lo faccio, ecco, però deve fare attenzione, il picciolino va coperto. Coperto, ecco, così.
Bellissimo, quanto tempo ci vuole per questo lavoro? Diversi giorni, perché prima bisogna fare la selezione dei chicchi secondo la sfumatura del colore e la grandezza, perché diciamo l'uva fa da materiale cromatico e quindi i colori sono diciamo naturali. Certo, ma quanto dura? Quanto dura? Bisogna farlo proprio la settimana prima oppure? Sì, adesso però abbiamo degli spray che mantengono più compatto il chicco e quindi evitano la fermentazione. Certo. Invece quando era proprio naturale basta, bisognava farlo veramente la notte. Va bene, fra poco scopriremo altre cose, scopriremo soprattutto quanto è buono il vino di Solopac e quanti sono buoni i suoi prodotti, prodotti della terra, prodotti dell'uomo, e ringrazieremo il nostro trio strumentale, fra poco incontreremo e diremo anche naturalmente i vostri nomi. Ma adesso vanità, vanità, vanità. Questa musica è veramente deliziosa. Dopo aver ringraziato la signora Adele Calzone che sta lavorando e completando questo bellissimo quadro dedicato ad Ariel, andiamo a scoprire qualcosa di veramente unico. Vi farò vedere fra poco un'auto di Paperino. Sì, così non l'avete mai vista. La fanno gli amici di Solopac. Eccola qui, guardate che bella. Sapete com'è fatta? Sì, sì, avete immaginato bene, avete visto lo spazio prima, è proprio fatta tutta con i chicchi d'uva, un lavoro incredibile, incredibile. Rolando Metta, presidente dei maestri Carraioli, come si realizza un carro, ma soprattutto iniziamo da questa vettura. Ovviamente diciamo ai telespettatori che i carri non li abbiamo portati perché i chicchi d'uva si schiacciano, i carri sono enormi, sono carri allegorici che attraversano la città e sfileranno domenica prossima nel comune di Solopac. Quanti chicchi in questa vettura di Paperino? Beh, ci sono 40-50 kg d'uva. L'avete dipinta prima l'uva? No, l'abbiamo dipinta dopo, noi l'abbiamo incollato chicco per chicco, dopo l'abbiamo colorato. E intanto vediamo queste bellissime immagini che ci fanno scoprire tante cose, perché durante questa giornata si vedranno veramente moltissime cose, non soltanto sfilare i carri, si sentirà della buona musica, ma si parlerà anche delle origini e della storia di questa città in questa occasione della Sagra dell'Uva. Con il nostro Salomone, il nostro presidente dell'ente appunto, cosa possiamo dire? Quali sono le finalità della vostra manifestazione? Ma la nostra zona è una zona ricchissima soprattutto dei prodotti dell'agricoltura e fra questi il prodotto principale è quello dell'uva e quindi del vino. Questa manifestazione serve a promuovere questa attività dei contadini di Solopac, certo, per fare aumentare il reddito della zona. Il vino è fondamentale. Cosa mi state dicendo dalla regia? Che non ci credete che è fatto con chicchi d'uva? Non ci credete? Allora guardate un po', ne prendo uno a caso? Mi avvicino qui, prendo un chicco, vediamo se riesco a attaccarne uno. Eccolo qua. Ci siamo? Visto? È proprio un chicco d'uva, era un chicco d'uva bianca colorato di rosso. No, perché sa, il pubblico vede le cose, però è come San Tommaso, a volte non ci crede. Ma infatti noi realizziamo con chicchi d'uva, a volte a naturale così come è stata realizzata la sirenetta, a volte c'è la necessità di colorarli per esigenze sceniche, però sono sempre e comunque chicchi d'uva che noi adoperiamo per la realizzazione dei nostri carri. E intanto stiamo vedendo questi carri bellissimi, questa è la sfilata dell'anno scorso, quindi andate domenica prossima, andate a Solopac a vedere questa manifestazione. Grazie, la ringrazio signora Rosetta Fucci, che adesso ci racconta un pochino quali sono i prodotti artigianali. Noi ci apriamo, qui abbiamo prodotti della cucina. Noi abbiamo prodotti veramente sì, della cucina solopachese, sono prodotti innanzitutto genuini, semplici, e dove la donna solopachese sprigiona la sua fantasia molte volte, perché come per esempio nel caso della votatura, in questo caso, ecco, questa è una portata veramente eccezionale, perché con elementi molto votatura. Penso che sia proprio un prodotto tipico solopachese, perché questa votatura, che è molto simile alla piadina, però non ha niente a che vedere con la piadina, perché sono struffoloni. Struffoloni, questi. Poi abbiamo la torta con i carciofi, la pizza chiena, diciamo noi così in dialetto. Ripiena. Poi abbiamo comunque dolci natalizi e pasquale, ed è periodo pasquale, quindi in questo caso abbiamo, ecco, anche questo è un dolce particolare,
forse, non so, tipicamente solo baghese, si dice scaudatielli. Scaudatielli? Sono due colmiere dopo, sono devono fritti, essere buonissimi, quindi, come le favette. Se siete a dieta però. Prodotti naturalmente, con, cioè tutti fatti con i nostri prodotti, certo, come le noci, le castagne. Se siete a dieta vi consiglio di andare con la pancia piena a Solopacca domenica, perché sennò sarete tentati da assaggiare tutti questi prodotti che devono essere eccezionali. Naturalmente tutti accompagnati da questo vino. Vino che solo Solopacca può produrre. Certo. E poi qui vediamo lavori artigianali, bellissimi. La donna in cucina sprigiona la fantasia quando si siede al telaio, fa naturalmente nascere questi capolavori d'arte, veramente belli. Qui abbiamo alcuni che sono delle nostre nonne, come in questo caso, è una coperta ricamata da una nostra nonna quando aveva 13 anni. È bellissima, tutta ricamata a mano. Bella, dove c'è il nudo della... Aspetti. Ci sono scuole di ricamazione? Scuole no, prima c'erano, veramente, adesso non più, perché prima c'erano le suore, adesso è una tradizione così che si manda solo di famiglia in famiglia. L'ultima battuta, l'ultima inquadratura per il nostro scultore. Andiamo, Sandro, indietreggio naturalmente e andiamo a scoprire il nostro scultore Giovanni Pedicini. Buon lavoro, lui continuerà a lavorare, magari facciamo una cosa, se lei resta con noi domattina, vediamo un pochino com'è andata la sua opera. Cosa ne dice? Si ferma con noi? Va bene, allora cercheremo di convincerlo a fermarsi, lavorerà tutto il giorno e vedremo che cosa si tirerà fuori. Domenica prossima, Solopacca, un appuntamento da non perdere. Vi dovete fare voi un applauso, sapete, perché voi siete più di noi. Vitto! Fanno male i muscoli, ma c'è una volontà che ci spinge contro vento a navigare e tagliare il filo del traguardo non si può, perché la corsa dura tutta la tua vita, ma noi non perderemo mai, perché qui nei giorni che vivremo poi c'è il gusto della verità. Anche se poi nessun premio ci sarà, per noi gente normale. Ma dammi la mano, la mia corsa voglio farla con te, fino in fondo, forse ci sorpasseranno, ma non ci divideranno. Speranza che non muore, mano nella mano due ragazzi un po' più in là che sospirano in mezzo al gran rumore. Quanta indifferenza nell'inutile ironia di chi ha perso tutto e non.